Ciao a tutti, io non so se abbia funzionato questa intro, spero di sì, se non ha funzionato è come al solito il bello della diretta, e spero tra l'altro insomma, di star riuscendo a come dire, essere in diretta fisicamente su Facebook. Credo di sì perché mi sono messo il telefonino di fianco e mi sembra di sì, ma non lo capisco, ogni tanto si blocca. Boh. Vabbè. Speriamo bene. Allora, io ho un collegamento pronto con Giulia e con Emanuele. Mi fate un cenno uno di voi. Emanuele, innanzitutto tu mettiti in orizzontale, mi sembra che non sia in orizzontale. Chi di voi due, il primo che alza la mano, lo prendo? Eccola, Giulia. Ciao. Ciao, ok, stava funzionando su Facebook, stavo guardando e funziona, Ah, però era grande. solo io, te e Emanuele che ci guardavamo, quindi insomma, Beh, adesso sei ci sono ben quattro persone, tre commenti. Ripetila, qualcuno dice ripetila. Accidenti, però vedi, non si vede. Facebook user scrive ciao, non vedo il nome Sì, del Facebook. purtroppo non si vede, però adesso cercheremo di. Eccoci, e poi quello dice ripetila, probabilmente è Marco secondo me, però vabbè cercheremo di, insomma, le prossime volte, già mi piace questo format, le prossime volte cercheremo di, insomma, di organizzarci meglio. Allora Tipo, Giulia, come va? sai che non ho invitato mia madre, quindi mancheranno tutti gli ascolti della mia famiglia e chiedo scusa. L'hai invitato tu per caso? Mo' invito. No, però l'ha visto su Instagram che trasmettevamo da qua. Ah, la Ma vuoi se mi invitare? mandi il gruppo, boh, Ah, glielo vabbè. mando, vediamo. Senti, allora, novità? Hai qualcosa da... Allora, Sì, oggi è io era arrivato, Marco, questo, era infatti. Marco, quindi. Oggi, non so se avete notato tu, Emanuele, che mi sono messa in blu perché ieri la tendenza era blu, però vedo che oggi avete ricambiato tutto. Vabbè, ditemelo, se vi dovete vestire in un altro modo, ditemelo. Comunque, dicevamo, qui ha riparlato il primo ministro Sì, è arrivato anche della Stefano nel Francia. frattempo, pronti per un collegamento anche con Stefano. E anche mia mamma è arrivata, grande, lei coglie subito. E niente, stavo dicendo, ha riparlato Edouard Philippe, non ha detto niente di nuovo che non sapessimo già, se non che qui per ora l'app Stop Covid nulla, quindi cioè, in Francia Emanuele non avrebbe assolutamente i suoi minuti di spiegazione perché l'app non si fa per il momento, in quanto garanti della privacy hanno detto che no, ha detto proprio no. Bellissimo, fantastico. Invece, un'altra novità che vi posso dare è che oggi appunto nel discorso ha detto che ci garantirà la cassa integrazione fino al 1º giugno e gli aiuti per le aziende. Io sono bloccata. Perché sono bloccata? Non sono bloccata in maniera carina. No. Non si fa così. Passa Emanuele subito. Fammi Stefano. uscire e riprendimi. Va bene. Allora facciamo proviamo così. Diciamo lo è così alla traditore. Ah, scusami, abbiamo tolto Giulia, poi la riprendiamo. Vi faccio vedere solamente una cosa velocissima che è questa. Ti ritolgo, Stefano, ci rivediamo dopo. Riproviamo a prendere un attimo Giulia. Giulia rimane. Giulia, fai così. Bloccata! Ti Basta, chicco fuori, esperienza. esatto, brava. Ok, Manuel, come va? Tutto bene? Tu non ti si sente l'audio? Ottimo, Stefano, e allora tu hai pronto R2D2, scusami, BB-8 lì per festeggiare il 4 maggio, Sì. giusto? Sì, esatto, era l'unica cosa che potevo tirar fuori. Oh, là, grande! Grande! Sì, era l'unica cosa che potevo tirare fuori al volo. Insomma. Molto bene, senti, ascolta, è ritornata Giulia, finiamo con Ah, sì, Giulia e vai. poi vi Certo, riprendo. sì, vai, vai. Tu sei zitto? In Manuel, tu shock, sei no? zitto? Tu sei zitto, allora ti tolgo, ciao.
Allora, sono tornata, non sono più bloccata, meno male. Comunque, dicevamo che un'altra news è che Amazon, che comunque è una delle più grandi multinazionali al mondo, che sfrutta dipendenti, fa lavorare schiavi, eccetera, eccetera, anche se in Sardegna sta dando tanto. Non si sa, allora io non so dove Amazon paghi le tasse, ma non in Francia, però ha chiesto, siccome ha dovuto chiudere 6 stabilimenti, non ci sono più, ok, ci sono, siccome Amazon ha dovuto chiudere 6 stabilimenti per il momento a causa dell'emergenza qui in Francia, ha chiesto la cassa integrazione per i suoi dipendenti, quindi ha chiesto circa 10.000, ha fatto 10.000 domande di cassa integrazione che gli sono state respinte proprio all'istante. E quindi c'è un piccolo scandalo per questo, perché comunque i dipendenti pagano le tasse in Francia, ma Amazon no, quindi è un 10.000 coltello. dipendenti? 10.000 in 6 stabilimenti, che ha dovuto fermare. Insomma, quindi la Francia ha detto a Amazon di non provarci nemmeno. E questo è quanto, sono le news. Poi una cosa che non abbiamo fatto. Senza casa, cassa integrazione, è scritto però, Ho sbagliato. quindi... È arrivata anche Carlita. Dove è Dai, Carlita? Non ti vedo sono nessuno, stato ti che vedo solo sentivo io. Carlita. Ah, Allora, un'altra faccio. cosa. Mia cugina è rientrata invece dall'Irlanda col volo di rimpatrio, ma forse questo ve l'avevo detto. E quello che non vi avevo detto è che qua, come sapete, entriamo in fase 2 dall'11 maggio, non si capisce bene, cioè si capisce meglio che da voi che cosa sarà la fase 2, ma non si capisce benissimo cosa succederà qua a Parigi, perché Parigi per ora resta zona rossa e non uscirà da questa zona. E questo è Davide, secondo me. Non lo so. Non lo so, però secondo me questo è un nuovo utente. Ah no, già che la legge è pericolosa, no, non è Davide. Sente, quando fate i commenti Sì, mettete il sono. nome, due punti e poi il nome. Vero. Questo Oppure credo potete stia male. insultarsi in maniera anonima, quindi è fantastico. E basta. Ah no, dicevo, scusate, mi dicevo che nella fase 2 la Francia sarà divisa in zona rossa e zona verde e zone arancioni e sono a seconda del Davide Grande e sono a seconda della quantità di posti in rianimazione che ci sono e del tasso di contagi, quindi a seconda di questi due parametri vedranno se è zona rossa o zona verde o arancio per limitare di più le libertà. Vediamo cosa succederà. In ogni caso, le funzioni religiose sono vietate almeno sino al 29 maggio. Mi diverte troppo perché io ti parlo, ma tu stai giocando, chiaramente. Ascolti. Le funzioni religiose, ho sentito benissimo, 29 maggio, perfetto. Bravo. Si è già tenuta a livello di videolina, questo è un insulto gravissimo. Ascolta, ferma lì che ti faccio conoscere Carlita a tradimento. Aiuto! Si fa! Aspetta, ok. Ciao, scusate la molletta in testa, ma mi sto cercando di far crescere la frangia. Guarda, lascia perdere, anch'io ci sto provando, Ma, ma proprio senza con scarsissimi risultati. Ho provato anche la ok. lozione Brozu, però zero. Niente. Come state? Scusate, ho No, come stai fatto... tu? Come stai tu? Io sto bene, in questo periodo non mi sono presa il virus, tranquilli, ho voluto fare un Scusa, po' di detox. Eh? conosci Giulia? Ti Non, presento cioè, Giulia. sì, perché ho visto le sue dirette, ma non abbiamo mai parlato. come mai siamo su Facebook? Cioè, su... Perché siamo nella fase 2 E e quindi cambia quindi social. abbiamo deciso di fare questa roba qua. Mi sono riunito e all'unanimità ho deciso di provare questa nuova esperienza. Ma lui si sta ammazzando nel frattempo lì, vedo il video lì sotto. No, ci sta, è carino perché possono partecipare più persone, in realtà. Beh, sì, insomma, sì. Però in realtà siamo in un gruppo, funzionava inviti, mi sa, quindi comunque non abbiamo il Vabbè, per... successo che meritiamo. no, però bisogna mettere, infatti bisogna condividerlo. Bisogna condividere. Ah, dobbiamo condividere proprio la diretta, non so se hai il coraggio di fare questo.
Ma perché poi esce su Facebook? Beh, sono i nostri standard, cosa volete? Eccolo. Scusate, perché io lo vedo da questo... No, vabbè, che figuraccia, vabbè. Non ho capito. Sì, Marta, io come se stesse funzionando. Comunque, siamo così. Allora, Giulia, senti, io ti saluto per il momento. Se ce la fai, rimani, che magari ti prendiamo dopo. E mettiamo Carlita con Stefano. Ok. E così Carlita ci parla e Stefano poi ascolta e diamo poi la parola a Stefano. Ok? Ma vuoi provare questa cosa qui. Ok. Sì, a dopo. Ciao. Ciao. Eccoti qui. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao Carlita. Come sta andando da te? Ma siamo ancora in questa specie di lockdown farlocco, però... Vabbè, sembra... però avete Boris che è tornato alla grande. Questo è positivo. Tornato, sta bene, ha avuto un bambino nel frattempo. Che ha chiamato con noi medici. Sì, sì. Bambino una bambina. Me l'ero persa questa. Sì. Sì, sembra che stiano un po' calando le morti, a parte che l'altro giorno ho visto, sto cercando di leggere le notizie il meno possibile perché sennò mi deprimo come le prime settimane, quindi faccio 5 minuti al giorno e boh, tanto non risolvo niente. Però un pochino stanno scendendo i numeri, a parte l'altro giorno che mi sono spaventata perché ho visto 4.000 morti in più in un giorno, invece hanno iniziato a conteggiare anche i morti nelle case, insomma nell'RSA, nelle case di riposo, quindi sono saliti di 4.000 i morti. Però qua la vita procede, la gente esce, nessuno ha la mascherina. Noi siamo in fase 2 dalla fase 1, diciamo. Senti, dimmi un commento di questo, una frase per raccontare questo momento in Regno Unito. Una frase, una parola? Una frase. Una parola, due parole. Io direi egoismo. Sto pensando all'altra. Perché anche un po' di senso civico ce l'hanno, onestamente. Però per molto altro sono abbastanza... Cioè, li vedo molto... che pensano di più al lavoro, pensano di più ai soldi, pensano a fare le feste, perché ho i vicini che fanno i festini fino alle 7 del mattino. E quello che impasta la pizza? No, vabbè. Tutto ok, tutto ok. Vabbè, voi che non seguite probabilmente, ma pure sì, perché alla fine siamo sempre gli stessi. Bisogna fare un riassunto. Sì. No, non lo facciamo, lo faremo un'altra volta su TikTok, come dice Marco. Esatto. Ma appare anche sul mio profilo la diretta, no? No, sì. Se non la condividi, no. Ok, possiamo parlare. Però tutti gli altri l'hanno condivisa. Cartigenica! Giusto, Marco. La carta igienica adesso si trova, però. Poi la rimetteremo. Però dovete dire chi è che sta commentando, perché noi da qui non era vediamo. Marco, io ho anche Facebook, quindi riesco a vedere il nome. Invece... Era Marco che voglio rivedere la presentazione. Ma l'hai fatta tu, Marco? Cioè, non è che... Ah, perché io mi sono perso un paio di minuti iniziali, c'era qualcosa di Star Wars? C'era una tutta la presenza. Ah, no, perché stavo installando Chrome, perché questo programma non accedi se non hai Chrome. Queste cose antiche. Scusate, vi faccio vedere solamente questa in battuta di Giulia. Ma Giulia ha lasciato il gatto e se n'è andata.
Può essere. Come, come Carlita? Niente, stavo cercando di, seguire anche Facebook. Com'è in Sardegna la situazione? La situazione in Sardegna oggi che hanno aperto le gabbie, c'è gente che è andata a correre di mattina. Però non ho incrociato nessuno. Che è andata a correre di mattina. Ho visto molta. Io non sono uscito praticamente niente. Ho fatto una commissione qui sotto, nel senso che è passata mia sorella a portarmi una cosa. C'è molta gente in giro, quasi tutti con la mascherina. Anna, mia moglie, è andata al parco e ha visto che c'è molta anche al parco molta gente, eccetera, eccetera. Boh, vediamo come sarà fra due settimane, ci richiudono di nuovo. Madonna. Sì. Mi ha detto mia madre che ha riaperto l'ufficio oggi, che ha mandato delle mail ai clienti, ha tappezzato il palazzo di avvisi di tenere le distanze, di mettersi la mascherina, lavarsi le mani e tutto. Arrivano i clienti. Scusami, Carlita, pubblico o privato? Pubblico o privato? No, privato. Tua mamma è un privato. Okay. Un privato, però comunque ha cercato di sensibilizzare un po'. Scusate, dico una cosa, una comunicazione tecnica a Giulia che si sta mangiando una mela, che voi non vedete, che è bellissima questa cosa che vedo solo io, che ti mando via, che voglio vedere se qualcun altro si collega, perché c'è un limite di 6, siamo già in 6. Scusate, questo è il bello della diretta, quindi insomma, dobbiamo capire. Poi c'è Emanuele che si sta massacrando, che lo vedo lì. Definisci, perché è preoccupante se ci dici che si sta massacrando. No, lo vedo lì che si sta comunque, Carlita, però tu mi sembra che insomma, stia alla grande, molto meglio delle ultime volte. Sì, no, sono più tranquilla, cioè, ho accettato la situazione, tornerò. Per ora io non me la sento di tornare, onestamente. Faccio scadere l'affitto e poi è la cosa più logica. Almeno c'è meno. Cioè, un pochino dovrebbe essere scemata la situazione a giugno, quindi un mesetto e torno giù. Anche se penso di dovermi fare le 2 settimane di quarantena fiduciaria. Quello sì. Quello rimarrà per tanto tempo, probabilmente. Sì. Vabbè, dai. Però no, per il resto va bene, faccio le mie cose, yoga, ho iniziato a fare yoga, bellissimo. Molto bene, molto bene. Io voglio vedere il gatto di Giulia, ma scusa, metti tutti live, non si può? No, non si può. Scusate, adesso vi commento, ma scusa, metti tutti live, non si può? No, non si può. Marco, cioè, sì, no, si può, si possono mettere, posso mettere anche Emanuele, eccolo lì. Che che roba di Star Wars! Sì, però fermo, Emanuele. Adesso gli diamo la parola. Lo voglio tenere Lo vuoi tenere? Lo stai friggendo? No, sto scherzando, perché c'era Carlita che non vedevamo da molto. Va bene, Carlita, guarda, grazie mille. Non so ogni quanto faremo questa diretta, però mi sta piacendo molto, quindi vediamo. Guarda che ti stai divertendo. Funziona, sempre lo stesso link? No. Ogni broadcast è uno diverso, poi vediamo. Va bene, grazie mille. Dai. Ciao, grazie. Proseguo. Grazie, altrettanto. Stefano, allora ti metto insieme a Emanuele. Sì? Ciao Stefano. Ciao. Senti, Emanuele, tu hai qualcosa da dirci sulle app? Abbiamo novità? Perché mi sa che qualcosa... Qualcosina ce l'abbiamo come novità. E allora, dici qualcosa. Allora, diciamola. Vabbè, non commentiamo nulla su questo, scusa. Non ha bisogno di commenti, guarda. Ecco, adesso lo vedo. È sfocato perché è troppo vicino. Però adesso si vede bene. Bene, allora, vabbè, due novità veloci. La prima,
pare che Google e Apple abbiano non solo finito, ma si sono messi definitivamente d'accordo sulle API da dare alle software house, ma le abbiano già distribuite a loro in versione beta, e quindi ci stanno già lavorando sulla versione, diciamo, di Google, di Apple. Si parla di tempi non prima di giugno, quindi probabilmente anche maggio sarà bruciato senza app. I problemi dell'app che diceva Giulia in Francia sono fondamentalmente questi. In Francia e in Inghilterra, a differenza di Italia, Spagna e Germania e qualche altro paese, in questi due hanno deciso di fare le app senza aspettare la piattaforma di Apple, e quindi hanno un sacco di problemi per far girare le loro applicazioni. In Francia poi, in particolar modo, diciamo, senza sfruttare i protocolli di cui abbiamo parlato tempo fa per la sicurezza e la garanzia della privacy, c'è una mezza sommossa da, insomma, parte degli ambienti di quelli che se ne occupano, per il fatto che procedendo senza il supporto di Google e Apple e senza applicare il protocollo che abbiamo visto nei giorni scorsi ci saranno grossi problemi di privacy. E un altro problema che avranno se non si adeguano anche loro è il primo che il Bluetooth gli consumerà un casino di batteria a tutti i cellulari, mentre col protocollo Google e Apple riusciranno a limitare il consumo, e soprattutto con quel protocollo le app andranno in automatico e in background. Invece in Inghilterra e in Francia rischiano che ogni volta l'utente deve far partire le app. Questa cosa, tra l'altro, non è campata in aria, ma è già successa, se vi ricordate, nell'app in Australia, dove il governo pare che stiamo mandando tutti i giorni un SMS per ricordare. Ma tu vedi, Manuel, sì. Sì, ma devo finire la frase. Stava mandando un SMS a tutti per ricordarsi di accendere l'app ogni giorno. Vai, Stefano. Domanda, scusami, ma il fatto che comunque ormai il Bluetooth è acceso sempre e comunque l'utilizzo, non credo che aumenti il consumo di batteria. Cioè, personalmente, almeno io ce l'ho sempre acceso Bluetooth. io non ho mai acceso. Beh, ma non colleghi niente, cuffie, Sì, ma macchina, no? certo, però quando mi serve lo attivo. Di base è disconnesso. Mi sembra un po' uno sbattimento in più, però capisco adesso il Però punto di vista, nel senso che per me. probabilmente, da quanto dicono loro, sfruttando quel protocollo, quella base che hanno messo già in versione beta, il consumo di batteria sarà ancora inferiore rispetto a quello di avere il Bluetooth sempre acceso. E probabilmente la cosa fondamentale è quella, da quanto ho capito io, è che l'app riuscirà a girare senza bisogno che qualcuno la segua. Cioè, qualunque app noi la dobbiamo comunque lanciare. Se riavviamo il telefono o comunque la chiudiamo normalmente, non è che va in background. Ogni volta uno dovrebbe ricordarsi di accendere l'app prima di uscire di casa. E sarebbe veramente, la renderebbe quasi inefficace, secondo me. Quindi, se loro sono riusciti a fare una piattaforma, un protocollo che garantisce all'app di essere sempre in esecuzione, come un Sì, background. qualunque app o software di base dei sistemi Android o iOS, quel problema non c'è più. Giulia, se ci sei, spero di sì, ricollegati che dobbiamo vedere quella cosa di Star Wars. Scusate. Poi sull'app, insomma, nessuna grande novità fondamentale rispetto a quello che abbiamo già detto in precedenza, quindi pare che l'Italia sia orientata su mantenere i dati in forma decentralizzata, anche se con qualche distinguo rispetto alla versione più sicura di cui abbiamo parlato. Basta. Ecco, allora c'è Marco che dice che per esempio fa come Io me e faccio ce l'ha così sempre uguale. acceso, e invece Giulia che lo accende solo in caso di necessità. Esatto. Spengo i dati se sono a casa e il wifi se sono fuori e ho i dati. Anch'io. Esatto, anch'io. Mentre Marco ha sempre il Bluetooth acceso come faccio io. E anche il GPS Che tu tra l'hai messo adesso, l'altro, io sempre acceso, sì. Tra scusa. l'altro Tutto. scopro dalla serie TV Diavoli, non so se voi la guardate, però, No. che questo permette a eventuali malintenzionati di accedere più facilmente al mio telefono.
col Bluetooth e Wi-Fi accesi. Però io non so come, però scopro che si può fare, che è più facile o comunque si può fare. Poi non so quanto sia romanzo e quanto sia vero, però. Allora, volevo dirvi che è arrivato anche Fricciu, che voleva salutare grande. Tutti, e anche, c'è anche Giulia. Chi è che vuole lasciare di voi? Io vuoi lasciare perché non vuoi Fricciu, ho capito. Va bene. No, devi chiedergli quella cosa a proposito, se è lui che gira con la monowheel. No, Fricciu è un altro, non è guancio. Ah, scusa, ho confuso i nick. Comunque, a Fricciu faccio volentieri compagnia io, così abbiamo una finestra a tre di tre pelati, una figata proprio. Anche io. No, Stefano, tu ci rovini la composizione, devo dire. Fricciu. Dai, a presto. Fricciu, i meravigliosi effetti speciali di Fricciu che mi auguro anche oggi ci faccia vedere. Fricciu, preparati l'effetto speciale, ti prego. Fricciu, dimmi quando sei pronto con l'effetto speciale. Allora, Stefano, ti salutiamo. Nel frattempo riprendiamo Giulia e poi prendiamo Fricciu. Ciao. Figata che sta. Allora. Comunque concordo che è una figata che sta. Giulia, non ci sei. Ah, sì, ecco. Come cazzeggiare nel 2020. Proprio. Ok. Il bella inquadratura, Giulia, la migliore della serata. Tatooine. No, è giusto, lo sta facendo apposta. Scusa, non avevo visto il fondale. Non aveva visto il fondale, scusa. Vabbè, era giusto per farvi vedere il poster. Così ho fatto la mia parte di Star Wars e posso andare. E Giulia, prima di lasciarti, mi raccomando, dacci com'era questo gioco. Principessa comanda color per l'abbigliamento di domani. No, raga, mi avete mollato, sono l'unica in blu. Cioè, guarda come sono stata brava. Vabbè, lasciamo perdere. Io vi lascio perché voglio vedere Fricciu che promette bene e poi ho uno zoom alle 18:30. Uno zoom va bene. Ciao. Un bacio. Ciao. Allora, tutti pronti? Non aspetto altro da questo collegamento che Fricciu e i suoi meravigliosi effetti. No, Fricciu non è quello che vogliamo. Questo è un po' alla Franco di Mai Dire Gol, diciamo. Scusate, sono nella mia tavernetta. Fricciu, puoi farci quella della super telegattone? Perché non ho la... Aspetta, ieri avevo la maglietta. Un po' sempre super classifica show. Tra l'altro sì, esatto. ho anche mollato i miei colleghi al meeting, ho detto scusate, ho un'emergenza, un cliente, ora diretta live. Guarda che siamo già in 11, non vorrei. Beh, che stavo anche guardando su Facebook per vedere come Giulia ti chicco, che magari c'è qualcuno che si collega. Cos'è di chicco? Il chicco dove c'è un bambino. Scusate, mettiamo questo. Senti, di Chico conoscevo quello che si metteva sempre la cravatta. Ascolta, io ho paura di aver capito la battuta. Ma infatti, perché passare? Io continuo a dire che l'effetto di ieri con la maglia così è. Dove ho messo il banner Fricciu è un cretino? Non lo trovo più. Ce l'hai già pronto. Sì. No, carina sta cosa, mi piace molto. Sì, però non era questo. No, volevamo sapere qualcosa di interessante da te. Forse abbiamo sbagliato utente. Sicuramente, ma questo anni fa. Meritava. E Merry Christmas. Tu hai qualcosa di Star Wars, dato che oggi, come ben sai... Scusate, sono... come penso, sì. No, non ho niente di Star Wars. Nico di Mai Dire Gol, comunque. Non ho neanche mai visto Star Wars, quindi... Vabbè, ma magari sono... allora faccio lo so, lo so solo da The Big Bang Theory.
Qua che si dice? Niente, in realtà ero in un meeting con dei colleghi, uno locale e uno dalla California. Dalla California mi chiedevano come fosse la situazione italiana. Potevi dare il link di questa diretta. Vero. Ma lo è, sono le 18:31, forse vuoi dire tu, vero? Volevo dire che in The Big Bang Theory per lo più parlano di Star Trek e non di Star Wars. Che differenza c'è? Differenza c'è? Io abbandono la chat, ve lo dico. Siamo anche l'ho messo muto, così ce l'abbiamo. Chi è che dice Retico? Franceschino. Però non compare chi mette il... purtroppo c'è questo bug, problema. Adesso infatti andremo a protestare. Ciao Fra, ti seguo sempre, dei cocktail mi piacciono molto i video che fai. E soprattutto la GIF, quella GIF che ha fatto è spettacolare. Quindi continua a farli che ti seguo, mi è anche arrivato il badge dei... Comunque, insomma, stiamo divagando. Piacciono molto quei video che fai. Vabbè, Jake, secondo me questa prima puntata di prova è andata bene, non si potrà che migliorare, secondo me, diciamo così. È andata benissimo. Domani di cosa si parla? Mi metto a tradimento anche Stefano. Così. Stavo scrivendo che Giacomo si sta divertendo, sembra un bambino. Ed è tutto merito mio, Ah sì? Bravo Pricci, sì, ottima pensata. La piattaforma. Perché vedevo questa cosa e dicevo, ma senti, ma tu che sei uno social, ok? Cos'è questa piattaforma che non so? Poi ho chiesto anche a mio cuginetto che lui è ancora più social. Insomma, alla fine l'ho trovata. E alla fine sono andata fuori, abbiamo provato. Carino. Si sta divertendo come un matto. Adesso disdico tutti i miei impegni subito, proprio cancello tutto. Per mandare una mail a tutti i clienti. Sentite, allora facciamo così, io saluto voi tre e mando, siccome Marco sta spaccando le balle con questo trailer. Ah sì, lo voglio vedere. Le mando in chiusura, lo puoi fare Jackie. Esatto, lo mando in chiusura, vediamo come diavolo si fa, lo mando in chiusura, perché l'ho tolto dalla pennina, accidenti. Meglio della tecnica e della tecnologia. Insomma, se avessi avuto un monitor di riserva, ce l'ho, ma non ho purtroppo un cavo. Era la disperata ricerca di un cavo. Non te ne faccio più. Come non te ne faccio più? Se lo sto facendo, lo sto mettendo per te, ma più di così. Se aspettate un secondo, ve lo rimando. dovrei più o meno esserci. Mettete per cortesia i cuoricini e i like in questo momento. Dici, mi devi dire come fai, però io non sai cosa sembri invece adesso? Caccamo. per un attimo. No, non mi sarei mai permesso, scusami, no? Non siamo neanche. No, però io vedo che le basi ce le abbiamo tutti su queste cose. Quando si tratta di cazzeggiare, non siamo facendo le persone serie. Scusate, su Facebook mettete questi like perché sta funzionando. Mettete i like, vedrete. Ma dove lo devo mettere il like? Su Facebook a chiunque, a chi? Ai commenti. Io il like l'ho già messo alla diretta. Ma è veramente vergognosa. Io non ho mai visto un collegamento in TV di gente che dice metti il like. Perché no? Non si fa, è brutto. Cioè, come darsi il 5 da solo, così. Però gli youtuber lo chiedono sempre. Questo è perché siamo temporeggiando in attesa del trailer. Io ci sono. Allora, cosa ci stai facendo rimanere qua come dei deficienti? Ok, allora salutiamo. Lo vedete? Sì. Sì. Però vi tolgo. Ciao. Ciao. Buona. Ciao a tutti. Ciao. Allora, tolgo uno, due, tre. Tolgo anche me stesso. Tolgo anche me stesso e vi faccio.
Beh, ragazzi, questo è. Spero siate contenti. Manuele, ci sei ancora? L'audio non c'era, cosa vi devo dire? Vabbè, pazienza. Io ho provato a mettervelo, ve l'ho detto, è questo. Sì, vabbè, io me la sono per l'audio ci lavoreremo, Jake. Perché io compaio lì? Lì dove? Nei commenti. Ah, perché papapapam, quello, sì. Compari. Non devi comparire. Avevi scritto nella chat. Vabbè, ragazzi, non lo so. Vabbè, da migliorare, questa cosa. Adesso cercheremo di capire. Vabbè, versione audio. Anche, aspetta. Vabbè, la prossima volta comunque, ragazzi, chiudiamo che sono le 18:38, siamo andati troppo lunghi. Sì, esatto. Ciao a tutti, grazie e vi farò sapere se ce la facciamo anche domani. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Davide, allora volevo l'unica cosa, voglio dirvi questo. Dunque, questo è Davide, sì, e la prossima volta ci sarai anche tu. Complimenti per il trailer, questo lo dice Maria Esther. Ed è tutto merito di Marco, molto bravo. Appari solo tu come user, infatti non ho capito perché appaio solo io come user, e gli altri salutano tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.